Allora, dopo i fatti di questa mattina è nata una protesta sulla rete, su Facebook, si sono riunite un po' di persone, forse magari si aspettavano un po' più di folle, non ci sono così come erano state annunciate, però sicuramente è un segnale forte verso quello che sta accadendo. Allora, ascoltiamoli. Un pensiero, una riflessione, una considerazione per quello che è accaduto oggi. Allora, il pensiero è di una desolazione infinita. La preoccupazione è che questo sia la punta di un iceberg e la prospettiva è quella che questo tipo di scandalo possa influire il meno possibile sulla ricostruzione dell'Aquila, sulla credibilità della ricostruzione dell'Aquila. Dopodiché io se fossi un amministratore pubblico in questa situazione mi dimetterei immediatamente. Quindi Cialente doveva dimettersi? Secondo me assolutamente, a questo punto sì, perché lui non può dire io non sapevo niente, perché il fatto di non sapere niente, se così è, non è un attenuante, è un aggravante. Un sindaco che non si rende conto delle persone che ha intorno vuol dire che non è capace di sceglierle, e se non è capace di scegliere persone giuste in una città che deve essere ricostruita, vuol dire che noi dovremo aspettare la fine di questa ricostruzione fra 20 anni, fra 30 anni, fra quanto? La credibilità e la fiducia dei cittadini sono elementi fondamentali perché tutti insieme si ricostruisca questa città. Questo tutti insieme purtroppo è una bandiera che sventola in un ambiente senza vento, cioè non sventola, perché non si è fatto niente tutti insieme, si continua pervicacemente a mantenere questa esclusione dei cittadini dalle decisioni. Noi come Policentrica stiamo lavorando da mesi, da anni su uno urban center che abbia una funzione di raccordo fra gli interessi dei cittadini e quelli dei pubblici amministratori. Siamo ancora al comitato scientifico che decide che. Noi siamo qui oggi come appello per l'Aquila perché abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco Cialente, pensiamo che ci sia una responsabilità politica molto forte del sindaco che ha nominato la giunta e che chiaramente è responsabile anche delle nomine di Pierluigi Tancredi, come ricordiamo tutti quanti nel 2009. Tendete a cambiare qualcosa con questo? È un segnale grande, piccolo, serviva di più? No, vabbè, purtroppo è stata organizzata questa, tra virgolette, protesta in modo molto veloce. Mi dispiace per quello che è successo, perché veramente ci stanno persone oneste che lavorano dalla mattina alla sera negli uffici, nei commercianti che non sono stati aiutati in nessun modo, e sentire questo soprattutto nelle televisioni nazionali, che appunto fino adesso abbiamo sempre fatto gli appelli aiutate l'Aquila, adesso ormai è finito, il centro storico ce lo scordiamoci l'Aquila, e purtroppo siamo rappresentati da queste persone quando l'aquilano è una brava persona. Ma secondo voi il sindaco si deve dimettere? Per me sì. Sì, si deve dimettere perché dice che lui non sa niente di queste cose. Quindi se lo dimette, alla fine sa che succede, signore, qua mo glielo dico chiaramente, che ci dobbiamo vergognare di essere terremotati all'Aquila. Una protesta che è nata sulla rete, volete essere nuovi indignados? Forse magari occorreva la presenza di qualche aquilano in più. E di questo siamo ancora più indignati, nel senso che speravamo fossimo davvero tanti. Su Facebook siamo tutti bravi, siamo tutti fighi e sappiamo parlare. Poi ecco, il risultato è deludente, siamo molto molto delusi e amareggiati. E da quello che è successo, da come ci siamo svegliati stamattina con questa notizia che ci ha lasciato un attimino non sorpresi, perché dire sorpresi sarebbe dire una sciocchezza, però ecco, ci ha indignato parecchio. Vorrei gli aquilani, vorrei sapere dove sono gli aquilani che parlano e che dicono riprendiamoci l'Aquila. Questo è il risultato, riprendiamoci l'Aquila, sarà difficile riprendercela così.